Grazie, un ringraziamento e lo devo al Presidente d'Ispra Laporta, al suo direttore Bratti e al coordinatore delle ARPA Luca Marchesi. È un ringraziamento vero perché oggi presentiamo il primo documento che viene dopo l'approvazione della 132, cioè di una legge che ha rivisitato e cambiato sostanzialmente il sistema dei controlli in Italia. È una legge di cui io ne vado particolarmente fiero. Voglio ringraziare il Parlamento uscente che ha voluto approvare questa legge dopo un lavoro anche tecnicamente difficile. Voglio ringraziare il Presidente Realacci, il Presidente Marinello, Presidenti dell'Ambiente delle due commissioni, Camera e Senato, per l'apporto che hanno dato alla formazione di questa legge. Questa legge rivede completamente il sistema dei controlli. La parola d'ordine di questa legge è insieme. Il sistema delle agenzie era troppo spezzettato. Noi l'abbiamo riportato a collaborare e ad avere una funzione di coordinamento centrale che abbiamo dato all'ISPRA. Io trovo che questo sia fondamentale. Nel senso che noi avevamo livelli di controllo troppo differenziati sul territorio, come capita, ahimè, in troppi casi. In certi territori avevamo, in certe regioni, avevamo buoni livelli di controllo, in altri avevamo dei livelli di controllo poco adatti anche alle difficoltà ambientali territoriali, che non sempre corrispondono alla estensione geografica delle regioni. Quindi noi avevamo regioni piccole, con concentrazioni di problemi ambientali molto forti e che, essendo appunto regioni piccole, avevano difficoltà ad esercitare con potenza i controlli che erano affidati alle ARPA locali. Avere riportato il coordinamento a livello centrale ci dà oggi modo di intervenire con molta più efficacia di prima sul territorio. Certo, il lavoro è da fare, lo ricordava prima il Presidente Laporta, soprattutto in tema di livello dei servizi essenziali minimi per i vari controlli che dobbiamo fare, e io reputo che questo sia fondamentale, ma abbiamo incominciato un percorso che cambierà e migliorerà radicalmente il sistema dei controlli in Italia. Questo ci dice che la governance nei problemi ambientali è determinante. Non importa avere solo lo strumento, ma bisogna avere anche una governance che sappia utilizzare fino in fondo lo strumento che abbiamo. Perché non c'è dubbio che le nostre ARPA siano assolutamente adatte a fare quel mestiere, ma se non poi non le mettiamo in condizioni di poterlo fare con estrema abilità, stiamo perdendo soldi da una parte e anche controllo ambientale, che mi preoccupa di più, dall'altra. Vengo al rapporto, molto sinteticamente, perché molto ha già detto il Presidente del Consiglio. Io vengo da Bologna, sono stato a Bologna in questi giorni e ne ho approfittato per andare a parlare con i professori dei miei figli. E allora mutuo una frase che mi hanno ripetuto con forza: il ragazzo va bene ma può fare di più. Il rapporto io lo sintetizzo così: andiamo bene, i dati sono in miglioramento, ma dobbiamo studiare di più. E questo un po' che io dico al Parlamento che sta per arrivare. Abbiamo impostato un lavoro serio, un lavoro vero, e i dati lo dimostrano. Quel lavoro non va solo continuato, ma va anche migliorato. La mia speranza è che il Ministro dell'Ambiente, che viene dopo di me, sia molto più bravo di me. Lo dico da cittadino italiano, no? E questo è il mio interesse forte. Gli chiedo solo di fare però almeno quello che abbiamo fatto noi e di continuarlo. Se farà di più sarà tutto a vantaggio del nostro Paese. Sui rifiuti il dato rappresenta quello che siamo detti per mesi e mesi nei convegni che abbiamo fatto. La raccolta differenziata è partita, soprattutto in certe zone d'Italia, a macchia di leopardo. Ci sono zone sud e nord che sono ancora indietro nella raccolta differenziata e devono correre di più.
Abbiamo ancora il problema grande, 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 non mi stancherò mai di dirlo, delle discariche. Siamo arrivati al 25% dei rifiuti in discarica, siamo calati dal 40 al 25, è ancora troppo, troppo, troppo. Soprattutto in certe regioni il ricorso alla discarica non è più tollerabile. Allora, per diminuire il ricorso alla discarica bisogna dotarsi di un'impiantistica adatta, c'è poco da fare. Io invito le regioni, le aree metropolitane, i comuni a fare le scelte per poter chiudere il ciclo integrato dei rifiuti, perché a questo punto dobbiamo fare i conti anche con una normativa comunitaria che sta venendo avanti e ci imporrà una riduzione al 10% entro il 2025 dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Sulla qualità dell'aria, anche qui la parola insieme ha funzionato. Noi abbiamo portato avanti in questi anni un lavoro di collaborazione strettissima con le regioni. Abbiamo lavorato con loro. La qualità dell'aria dipende essenzialmente da loro. Noi, come Ministero, ce ne siamo fatti carico al pari loro. Io ho girato tutte le regioni, ho fatto riunioni nelle regioni della pianura padana, sono andato io a fare le riunioni con gli assessori competenti nelle sedi delle regioni della pianura padana. Abbiamo fatto un protocollo che abbiamo firmato a Bologna in occasione del G7 a luglio dell'anno scorso, che ha prodotto risultati positivi. Mi chiedete se sono sufficienti? No. Non sono sufficienti anche perché quelli, ahimè, si incrociano con i cambiamenti climatici e in periodi di siccità forte tutto quello che noi abbiamo fatto viene vanificato da una condizione atmosferica che aumenta la concentrazione nelle polveri, soprattutto in determinate zone d'Italia. Quel lavoro va continuato e migliorato insieme ai comuni. Il bando per i comuni sui progetti casa scuola, casa lavoro ha funzionato bene. Avevamo stanziato con il collegato ambientale 35 milioni, abbiamo deciso di coprire tutti i progetti che sono stati presentati, quindi fino a 100 milioni, perché erano progetti buoni, perché i comuni si erano messi insieme e avevano sviluppato una progettualità buona, con progetti interessanti, capaci di incidere positivamente sul territorio. E torna la parola insieme, regioni, Ministero da una parte, comuni insieme che hanno incominciato a lavorare e a progettare insieme. Allora, credo che sulla qualità dell'aria vada continuato il lavoro che abbiamo fatto. Sull'acqua il dato è positivo, dobbiamo fare di più. Abbiamo fatto molto, anche qui a livello di governance. Io capisco che è difficile spendere mediaticamente queste cose, però noi abbiamo ristrutturato l'intero sistema. Quando sono arrivato c'erano 35 bacini idrografici. Con 35 bacini idrografici la parola insieme non esiste. Ognuno lavora per se stesso. Oggi ne abbiamo 7. Con 7 si incomincia a lavorare insieme. Se togliamo le due isole, in tutta l'Italia ci sono 5 bacini idrografici. Vuole dire che è possibile fare una politica sui bacini e una politica dell'acqua che sia comune a territori vasti e soprattutto a territori che hanno la stessa problematica. E guardate, se noi non avessimo fatto quell'operazione, noi nelle scorse estati avremmo sofferto molto molto di più. Il fatto di avere portato le regioni a lavorare insieme hanno evitato criticità forti che invece si sarebbero presentati se ognuno avesse continuato a lavorare per sé. E io credo che quella sia la strada giusta. Bisogna fare di più, dicevo. Alcune cose, lo dico con estrema tranquillità, non siamo riusciti a farle. E una di queste, che mi rammarica molto, è proprio la legge sul consumo di suolo. Quella legge andava fatta. Probabilmente non c'erano le condizioni politiche per farle, almeno questa è stata la mia sensazione. Non c'erano le condizioni economiche per farle. Io dico che il prossimo Parlamento, quella è una legge che deve assolutamente fare subito. E se posso permettermi un suggerimento, deve spostare un po' il tema. Non la chiamiamo più legge sul consumo di suolo, perché quella spaventa il mondo economico, no? Il risultato deve essere uguale, ma chiamiamolo legge sulla rigenerazione urbana.
Cioè noi dobbiamo incentivare a riutilizzare le aree dismesse e allora possiamo chiedere, in quel caso, di non utilizzare aree non impermeabilizzate, ma a quella condizione. Questo richiede risorse, richiede la capacità di lavorare insieme ai comuni per rivedere anche le leggi urbanistiche, cosa non facile, e anche una nuova cultura imprenditoriale da parte dei nostri costruttori italiani, capaci di interpretare quella che è la nuova cultura a livello mondiale, che è la ristrutturazione urbana e la riqualificazione energetica. Un'altra legge mi è rimasta sul tavolo, ahimè, a cui tengo molto, è quella dei parchi. Ci siamo arrivati a un centimetro. Io credo che quella legge sia un'altra legge che porta un grande vantaggio all'ambiente italiano. Noi abbiamo i parchi più belli del mondo. Abbiamo le aree marine protette più belle del mondo. Dobbiamo mettere delle condizioni non solo di tutelare il territorio, ma di essere grandi strumenti economici di crescita per il paese, sia dal punto di vista della green economy, sia dal punto di vista turistico. Ci vuole questo salto di qualità. Quella legge andava verso quell'obiettivo. Io credo che vada ripresa e vada approvata subito. Grazie mille e complimenti ancora.